2000 anni, dopo il leggendario viaggio di Ulisse, le scogliere di Scilla, estrema propaggine della Calabria, e di Gorghi, talora placidi, talora furibondi di Caritti, che bagnano il Lido Siculo, vedono le imprese di nuovi pionieri. Ad opera di questi audaci, sulle sabbie di Punta Faro e sulle opposte pendici di Caporapi, sono sorte due gigantesche torri, alte 225 metri, destinate all'attraversamento dello stretto di Messina con una linea aerea a 220.000 volt mediante una sola campata di 3.650 metri che sarà la più lunga del mondo. Questa grande opera, vanto dell'ingegneria italiana, voluta ed attuata dalla Società Generale Elettrica della Sicilia, viene eseguita dalla Società Anonima Elettrificazione, SAE, di Milano. L'obiettivo ha colto le fasi conclusive del montaggio delle torri e precisamente il sollevamento delle grandi mensole che sorreggeranno i conduttori elettrici. A questo scopo occorre anzitutto piazzare in vetta alla torre le due grandi antenne o falconi, lunghe ben 44 metri, che serviranno da gru per il sollevamento. Ogni falcone pesa quasi 2 tonnellate ed ha una portata utile di 10 tonnellate. Eccone uno in corso di sollevamento. Dall'alto della torre anche la fondazione, formata da un'immensa croce di cemento armato di 50 metri di apertura, sembra un giocattolo. Già gli operai si dispongono a ricevere il falcone e a piazzarlo sul perno all'uopo predisposto. Il collegamento telefonico tra gli organi e il personale al lavoro sulla torre consente il sicuro coordinamento delle singole operazioni. Poco dopo, entrambi i falconi si elevano al cielo e si provvede ad agganciarvi i due paranchi di sollevamento delle mensole, costituiti ciascuno da 6 funi di acciaio ad alta resistenza e collegati ciascuno ad un argano a motore. Si comincia con le mensole superiori, lunghe 25 metri, del peso di 8 tonnellate, già interamente composte al suolo. Si tratta dell'operazione forse più ardita finora mai eseguita, quando si tenga presente che questo carico, tanto pesante e ingombrante, va sollevato a oltre 230 metri dal suolo con uno sbalzo di oltre 20 metri rispetto al fusto della torre. Tanti preparativi e tante attrezzature trovano però il loro compenso nella rapidità dell'operazione, che dura infatti solo 35 minuti, e nella sua relativa semplicità, frutto però di numerose prove e tentativi. Appena collegati i due correnti inferiori, ossia i puntoni, e il corrente superiore, cioè il tirante, la mensola, salvo pochi dettagli secondari, è completamente montata. La mensola inferiore è lunga 37,50 metri e mediante i falconi se ne solleva dapprima il calcio, lungo 12,50 metri, del peso di 6 tonnellate, che rapidamente, cioè in circa 30 primi, viene issato e collocato al suo posto. La relativa facilità dell'operazione dimostra con quanta precisione ha lavorato lo stabilimento di Lecco della Società Anonima Elettrificazione, dove le torri sono state interamente costruite. Una leggera trazione della taglia a mano è sufficiente per portare i giunti a contatto, ed i bulloni entrano facilmente nei loro fori. Si possono adesso ruotare i falconi per ripetere le stesse operazioni dal lato opposto del sostegno. In questa visione le dimensioni dell'opera sono rese evidenti dal contrasto con le figure degli operai intenti allo spostamento delle funi metalliche per il nuovo lavoro. Compiuto anche questo, è la volta delle punte delle mensole inferiori, lunghe ben 25 metri e pesanti anch'esse 8 tonnellate. Ormai non occorrono più i falconi, potendosi utilizzare come gru le stesse mensole superiori. L'operazione non presenta alcuna incertezza. In pochi minuti la punta raggiunge il calcio precedentemente montato e gli operai possono procedere al collegamento.
L'enorme struttura è ormai collegata e si possono distaccare dalle staffe di sostegno i paranchi che sono serviti al sollevamento. L'operazione richiede un certo sangue freddo perché si svolge a oltre 230 metri dal suolo, ma non per niente questo giovanotto si chiama Pazzi. Grazie a lui e agli altri come lui, il montaggio delle torri è ultimato. I pesanti paranchi vengono agganciati alla fune dell'argano di servizio e dal segnale del caposquadra vengono definitivamente calati a terra. L'estrema punta della mensola superiore e la snella mole della cuspide della torre dominano la punta della mensola inferiore sulla quale ci troviamo. Visitiamo ora la torre Calabra, identica alla Sicula, ma posta a quota 160 del mare. Anch'essa è completa e vi sono chiaramente visibili, sotto le mensole, i ponticelli levatoi che daranno accesso ai conduttori. Ci portiamo adesso sulla piattaforma centrale, a 210 metri da terra, e guardiamo le grandi mensole. Ecco la passerella che percorre tutta la mensola inferiore e in particolare una delle staffe, per ora vuote, che sosterranno i conduttori, o meglio essi isolanti per la sospensione dei conduttori. La posa di questi è programmata per l'estate del 1955. Arrivederci dunque all'estate prossima. Dal loro punto più alto, dove è piazzato il rosso ed ammiccante occhio del faro che segnala agli aerei il nuovo ostacolo, le torri sembrano ricambiarci il saluto e sembrano prometterci il loro gagliardo contributo alle grandi opere di civiltà e di prosperità che sempre più strettamente vedranno collegate le regioni italiane al di qua e al di là dello stretto.